Scusate il foulard, ma raga, questa cervicale la devo proteggere in questi giorni. Allora, finalmente torno con video che sono con prodotti che sono top singolarmente, ma insieme super uber top. Infatti è il video delle accoppiate. Quindi sono prodotti, ad esempio, che avete già, provateli insieme perché è lì che avviene la magia. Sono fantastici anche da soli, insieme sono una magia. Cominciamo da qualcosa di cui abbiamo parlato di recente, ovvero la polvere pap powder di iSmile Sbiancadenti. Se l'abbinate al loro dentifricio, io trovo che il risultato sia ancora più bello e tra l'altro Watermelon mi rende una donna felice. E questo è quanto. Poi, una combo che abbiamo visto insieme in un tutorial qualche mese fa è questa. Allora, Vive Sunset Blush Balm, stupendo nel colore Cherub, già bellissimo da solo. Ma se ci abbini il blush 51 di Armani, ce l'ho sulle guance, ma poi sono andata sopra perché avevo sudato, un casino. Comunque, insieme sono le guance rosa più belle di tutto il mondo, credo. Sono proprio il complemento perfetto perché uno è un balmi luminoso, questo è un matte satinato, si completano a vicenda, diventano long lasting. Wow! Poi, altra combo che vi avevo già accennato, vabbè, se ve ne parlo ancora, secondo me mi mandate lì. Comunque, gli Active Blast di Face Gym, queste sfere al collagene, che è un brevetto di collagene vegetale che però stimola anche la produzione endogena di collagene, si attivano con il siero che è compreso nel prezzo, ialuronico e niacinamide. Poi io con cosa ci vado sopra? Con Fenomena. Ora, mi fanno impazzire anche abbinate al Mairo, ma Mairo ve lo propongo abbinata a un'altra cosa perché è proprio la skincare che sto facendo anche adesso. Fenomena, lo sapete, è sicuramente uno dei miei più top 2023 in assoluto skincare. Secondo me rappresenta tipo l'eccellenza della cosmesi. Il fatto che sia Made in Italy mi inorgoglisce. Un sacco di brevetti, si usa anche come doposole, regola i flussi di idratazione nella pelle, protegge dai danni da stress ossidativo, protegge dalla perossidazione lipidica. E abbiamo anche la cica, che è uno stimolatore della produzione endogena di collagene che si lega alla grande con le sfere. Quattro pesi molecolari di acido ialuronico, olio fermentato, un complesso di oli fermentati, texture stupenda perché è una crema viso liquida 24 ore, in base a quanti pump ne metti diventa più o meno ricca. Insieme trovo che avvenga davvero la magia, una magia. Poi, visto che ve l'ho citato, ovviamente il mio adorato Mairo di Labcare, che adesso è senza fragranza. Sono una persona felice, già io adoravo Mairo, ma era proprio il rimpolpante, riparatore per eccellenza. Io non vi dico quanti gradi ci sono sotto le luci, poi dopo con la sciarpa non vi dico. Comunque, è proprio il siero riparatore rimpolpante per eccellenza, contiene la Liquid Butter Technology che permette proprio un'azione di lavoro all'interno della pelle come se fosse il materasso della pelle, con un'azione secondo me stupenda. Tra l'altro abbiamo anche il coenzima Q10, che è un potentissimo antiossidante, un complesso policeramidi, fitosfincosina, che è un precursore delle ceramidi e ne sostiene l'azione, ma è liquida e quindi non unge. Io con cosa la miscelo? Con lo ialuronico 5 pesi sempre di Labcare. Questa è la mia skincare routine estiva e la sera invece faccio sfera più Fenomena e credo di avere una pelle veramente bella in questo periodo, a parte adesso che sono ammalata e triste e sola, però in generale, insomma, sono contenta. Poi, un'altra, mamma mia, cioè io vi giuro, ragazzi, ho un caldo che non ce la faccio oggi. Sono 400 milioni di gradi. Perché poi devo tenere bassa l'aria condizionata perché ho questo problema alla cervicale, per cui tra l'altro mi stanno facendo le punture che fanno molto molto male. Ma parliamo di base. Dunque, la mia base dell'estate è questa. Maybelline Superstay 24 ore Skin Tint, io utilizzo il colore 30, mai mi sarei gasata a usare il colore 30, ma sono abbronzata. Liquido, ma una bella coprenza per il tipo di prodotto, contiene vitamina C, uniformante, sottilissimo, io adoro, mi ricorda tantissimo il Dior Nude Air, che adesso non è più in produzione. E aggiungo coprenze, levigo dove voglio, con il Born This Way Multi Sculpting Concealer, che anni fa odiavo, adesso mi piace moltissimo, e lo uso nel colore Natural Beige. E setto tutto con la Sephora Care Mineral Compact nel colore
Sand Medium 30. Ok, questa è una triade, non una coppiata, ma doppio wow più triplo salto carpiato. Poi manca una cosa. Vabbè, prossimo video. Poi sto sperimentando con la Cosmos di Anastasia. Ora, è una palette secondo me molto carina, ma più soprattutto duochrome eccetera, sono più tipo multiriflesso senza troppa base colore, sono belli molto su base grassa eccetera, un ombretto in crema e poi questi fantastici. E a tal proposito ho scoperto una combo mondiale. Ora, Colourpop Gel Eyeshadow nel colore Shiny Penny, che è dei Jelly Match ed è bellissimo. Ora ve lo mostro, aspettate che ogni volta va aperto perché se lo lascio aperto si secca. Oh, è proprio tipo gelatina di ombretto e tu lo metti ed è già molto carino, ha una bellissima traslucenza che in camera non renderà ma dal vivo è molto carina. Ma se tu prendi Quasar della Cosmos e ce lo metti sopra, enfatizzi la sua base verde e lo rendi una roba di puro riflesso, super duochrome, che in camera non si vedrà mai ma dal vivo sì, o fucsia o verde acido. È stupendo, fa l'effetto bagnato sugli occhi, questa combo è poesia. Poi se voi usate tutti questi duochrome della Cosmos su base grassa, secondo me è il momento in cui danno del loro meglio. Poi, questa ve la devo mostrare. Dunque, questa combo l'ho scoperta qualche mese fa. Bellissima. Matita labbra Bar Mineral nel colore Striking Spice. Bellissimo. È una tipo l'ombra delle labbra però un po' spicy, come un rosa nude scuro abbinata a questo rossetto liquido stupendo di Dear Dahlia che si chiama Raw e non secca, tra l'altro, cosa che approvo. Insieme ti viene questo ombre delicato, io poi lo metto così. Questo tipo di prodotto mi piace molto massaggiarlo sulle labbra. E ti viene questo effetto super anni 90. Poi io cosa faccio? Ritocco appena i bordi. Li scurisco appena. E cioè, wow. Viene proprio queste labbra tipo... bellissime. Poi... altra combo che ho trovato straordinaria per quanto mi riguarda è Naturium Vitamin C Complex Serum. Ormai lo sapete tutti che io adoro questo prodotto, sarà nei miei top 2023. È una vitamina C molto bella perché è un complesso tra cui anche papaya, ananas, kakadu plum, quindi una serie di attivi anche proprio super illuminanti vitaminici, vitamina C, ialuronico, vitamina E, e mi piace tantissimo. Ma la sera che ti vuoi fare il trattamento da urlo, metti questo e poi fai il lock-in con la Pharmacy 10% Niacinamide Night Mask. Non ho visto nessuno in Italia parlare di questa. Questa maschera, la Niacinamide Sleeping, è perfetta. Vi arriva col pennellino per prelevarla, lavora splendidamente, tra l'altro contiene il 10% di niacinamide bilanciato con un 3% di pantenolo ed ha un risultato, è jelly e sulla pelle ti sveglia la mattina che è veramente la grana della pelle più bella. Unita a un'azione così tanto illuminante vi garantisco che ti sveglia la mattina con una pelle perfetta. E luminosa, omogenea, bella grana, è veramente una combo da risultato immediato, che tu la usi e vedi subito il risultato. Poi, ultima accoppiata veramente significativa è questa. Io sono innamorata di questa palette di Tom Ford. Sono uscite insieme, lei è un'altra, col pack rosso che non so dove ho messo, quella non mi è piaciuta tanto. Invece questa, che è la 02 Cherry Smoke, è meravigliosa. Meravigliosa, ok? Il problema con le palette di Tom Ford è che io ne compro tante, tipo questa qua nuova estiva, la Island Days, è fantasmagorica, quella lì rossa no, è un po' up and down, come quella canzone degli anni 90, è up and down. Questa è un'altra palette straordinaria, ma ne parleremo. Comunque, quella palette, visto che parliamo di quella, la trovo veramente magistrale per quanto mi riguarda. Ma se quando ci abbino, soprattutto con un colore di questa palette, il matitone Cinnamon di Bob Brown,
avviene la magia. Cinnamon è uno dei miei colori preferiti della gamma Bobbi Brown, perché è questo cioccolato caldo che però sfumandolo tira fuori una base quasi rossiccia aranciata, come un caramello scuro. È bellissimo questo colore. E poi io ci abbino questo particolarissimo colore della palette di Tom Ford, che è come un salmone scuro nocciola, non so dirvelo diversamente. Quando li metto insieme viene fuori un colore tipo salmone scuro, in camera non rende, ma quando ci fai uno smoky, cioè metti questo colore, lo sfumi le ciglia e poi ci metti questo, viene fuori una sorta di salmone rosa carne scuro terracotta, boh, non lo so, viene fuori una cosa splendida e unica veramente. Se poi vuoi esagerare, pigli il topper della palette, che è un altro colore meraviglioso, tu ce lo metti sopra e ti viene fuori un trucco veramente da UFO, quando in realtà hai usato tipo due prodotti. Vi faccio vedere gli altri due colori della palette, la bellezza, guardate questo, sì, ciao a tutti, saluti, e anche questo è bellissimo. Questa palette è autunnale, che poi non c'è stagionalità per gli ombretti, comunque questa combo è magica a mio avviso. Queste secondo me sono veramente le combo più pazzesche che ho scoperto in questo periodo. E niente, fatemi sapere nei commenti le vostre. Voi avete delle combo top da segnalarmi? Perché a volte noi abbiamo in casa dei prodotti che sono buoni, tipo questi, però poi dopo li metti insieme e ti rendi conto che è avvenuta una magia. Questo video è dedicato a questo. Spero di cuore che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, pollice in su e iscrivetevi al canale. Trovate tutti i prodotti citati qua giù in info box. Vi voglio bene.